Sergio Vernone, siete stati gli ultimi a vincere il Palio, però siete stati anche i primi a bissarlo questo Palio. Sì, sì. Tanti auguri, complimenti. Grazie, è stata una grande emozione, ce la siamo giocata fino all'ultimo. Avevamo il Palio della Cuccagna che era un'incognita un po' per tutti. Contentissimo per aver regalato in questi 4 anni 2 vittorie alla Contrada. Il merito va tutto ai nostri contradaioni e non vedo l'ora che loro possano alzare il palione, perché quest'anno è loro. Senti Sergio, è stata molto decisiva come al solito la gara, quella delle barche, dei Gozzi. Sì, in questo caso quella dei Gozzi ci ha fatto un po' soffrire, in quanto iniziamo a posizionarci secondo, vinceva lei per partire, per andare. Tu ci credevi in questa gara, sapevi che eravate già preparati. Una volta che ci saranno comunicate, che ci sarà comunicata la classifica ufficiale, ci disporremo nella posizione dalla sesta alla prima. Tanto entusiasmo, adesso festeggerete festeggiamenti ancora più grandi quest'anno. Aspettiamo il verdetto ufficiale della Lega Navale. Pensare anche ai festeggiamenti. E poi rientreremo tutti in piazza da via di la bandiera l'avete tolta dal castello, ma era meglio che restava questa bandiera. Per poco. Però sarà una bandiera diversa. È una bandiera più grande quest'anno. Benissimo, tanti auguri ancora. Grazie, saluti a tutti. Beh, Acqua Viva, io vedo Drago là sopra, adesso ci vogliono 2 scudetti. Beh, decisamente. Un lavoro fatto benissimo, siamo soddisfatti dei nostri atleti, hanno dato il cuore, anima, tutto alla Contrada e la nostra soddisfazione è veramente grande. Bea, la domanda sorge spontanea, è stata più bella la vittoria dell'anno scorso o la vittoria di quest'anno? Sono due sensazioni un po' diverse, l'anno scorso è stata la prima volta e è stata una cosa bellissima. Mantenere il titolo è ancora più bello. Secondo te qual è stata la gara più avvincente di questo Palio quest'anno per voi? Allora, io parlo allora iniziamo a posizionarci, prima la Contrada del Drago, secondo la classifica dello scorso anno, poi la Terra. Splendido e sono soddisfatta in prima persona. Tu che sei sempre tutto, che festeggiamenti prevedi? Solitamente per scaramanzia non si prevede mai nulla prima, quindi sì, sì, andate così, alla rinfusa, sì, sì. Alla festa della vittoria. Certo. Ti lascio al corteo, so che siete in tanti e ve lo meritate anche questo. Possiamo ben dire, sta scorrendo la parola fine su questo Palio di Capatosta di quest'anno 2014, sono passati da poco anche i ragazzi del Drago, della Contrada del Drago, chi ha vinto è il secondo anno questo, l'anno scorso c'è stato questo semaforo, i 3 colori, quest'anno si tinge ancora di verde, come mai? Perché forse... Che titolo possiamo dargli? Possiamo dare un doppio via, nel senso di andare avanti, di proseguire su questa strada e di farlo con sempre maggiore partecipazione da parte dei molesi, perché il Palio non è evento, è un sistema di cose che vuole un paese diverso e i molesi diversi, quindi a più persone si riescono alla Contrada, più essa potrà crescere e più il paese potrà cambiare, a cominciare dai più piccoli. Io ho visto una bella gara, proprio l'ultima, quella della regata in mare, che è sempre la più spettacolare, ma è anche sempre la più decisiva questa. Assolutamente, col punteggio doppio si decidono le sorti di quelle contrade che sono tra la prima, seconda, terza, fino alla gara del Palio della Cuccagna, che è stata spettacolare quest'anno, che speriamo di migliorare sempre di più, però è un palio in forte crescita, con grande partecipazione, speriamo di crescere sempre di più e di essere
essere sempre all'altezza di questa forte crescita. Il palio sempre più dei bambini, dei ragazzi, ho letto prima uno striscione, il futuro siamo noi, ti faccio il quiz, chi l'ha fatto questo striscione? Vediamo se te lo ricordo. Il drago, sì, che punta molto sui bambini, tutte le contate in realtà puntano molto sui bambini, perché io dico sempre che il vero palio lo faranno loro. Adesso è una casa da costruire, chi la abiterà sarà loro e loro faranno il vero palio. Il futuro del palio, Nico? Il futuro del palio è incerto, ma la strada che adesso abbiamo intrapreso non può più prescindere, nel senso che chiunque arriverà poi tra un anno ad essere sindaco, la nuova amministrazione, o se sarà confermata questa amministrazione, non si potrà mai prescindere dal numero delle partecipanti, da chi ama questa manifestazione e questo palio. Anche loro sono stati bravi, quelli del Giglio. Sì, il Giglio ha recuperato posti, almeno da quello che sembra, dovrebbe essere arrivato terzo, quindi è un grande risultato anche per loro. In bocca al lupo, ci vuole questo palio perché porta anche tanto turismo qui a Mona. Sì, abbiamo visto tanta gente, ci hanno chiamato al numero del palio da Taranto, da tutte le città dove si tengono già regate. E l'idea di andare poi a Polignano il 24 agosto è per noi un motivo d'orgoglio. Sì, di orgoglio e di onore, perché rappresentare Mona una cornice come quella di Polignano per noi è un grande segnale. Dico, chiudo con questa domanda: perché avete tolto la bandiera del drago dal castello? Perché la poteva bandiera rimanere? Drago, sì, perché va durante i tre giorni del palio, l'asta d'onore del palio è. No, sempre... conoscendo il risultato poteva rimanere, questo è quello che volevo dire. Non lo conoscevamo, ecco perché. Non lo sapevamo, però comunque pensavamo che fosse conteso fra terra e drago, perché ne vedevamo abbastanza numerose come contrade. La vera sorpresa, possiamo dirlo, è il Giglio, che partiva in qualche modo, loro partivano molto pessimisti sul palio, invece hanno raggiunto un risultato davvero ispirato. L'unione fa davvero la forza. Io ti faccio tanti auguri, in bocca al lupo per la Grazie quinta edizione. Grazie per la tua partecipazione e per il tuo entusiasmo. Grazie a voi. Ciao. Nostri compagni di viaggio, sempre e comunque, grazie ancora a tutti i volontari dell'Avis per l'enorme aiuto che ci hanno dato, grazie. Donate il sangue.